Siamo qua con praticamente con il mister, anzi vice allenatore Leggero e i fratelli Stravato. Oggi festa in casa da Virtus Ascari, una vittoria importante. Ma iniziamo proprio da Elia Fernando Stravato. Allora, oggi per te il primo gol su rigore, bellissimo. Secondo, Aldo, secondo. Il primo alla prima e il secondo alla seconda. Primo gol oggi dell'1-0. Sì, importante per sbloccare il risultato. Poi fortunatamente Nerino ha sbagliato, ha crossato, è andata dentro. Meglio così. Una cosa, oggi il primo tempo è eccezionale, nel secondo tempo che cosa è successo? Sono un po' scoppiato, come si dice in gergo, e non ce la faceva più a fare niente, poi tanti calci, quindi si è visto che poi sono scoppiato, quindi alla fine meno male che è andato Zangrillo a tenere palla e siamo portati 3 punti a casa. Allora, Nerino, dopo il gol subito siete stati molto in ombra. Il gol ci ha messo un po' in difficoltà perché logicamente la squadra avversaria ha preso coraggio sul 2-1, ha cercato il tutto per tutto per pareggiare la partita. Fortunatamente alla fine non sono arrivati gravi pericoli dalla porta di Luccio, la qualche uscita così, ma siamo riusciti a tenere bene palla. Abbiamo avuto un po' paura, ci siamo disuniti, questo non deve succedere, ma l'importante oggi era prendere i 3 punti e ci siamo riusciti. Allora, Alberto Leggero si era detto che era una gara difficile, una squadra che punta alla vittoria in campionato. Forse c'è stata anche quell'occasione non messa dentro del 3-1. Sì, quella avrebbe messo un po' di più calma alla partita. Sapevamo che questa squadra era ben organizzata perché c'è un'ossatura che ormai è ben collaudata, sono già 3-4 anni e questi ragazzi giocano insieme. Però questa è una partita di carattere, un risultato importante, sofferto, però che forse sarà importante ancora di più nel proseguo del campionato. I ragazzi hanno messo molta grinta, hanno sopperito alle assenze di giocatori importanti che sono partiti all'inizio e comunque non hanno demeritato, anzi hanno dato molto di più di quelli che di solito entrano nel primo tempo. Allora, il prossimo turno? Dice? Dovremmo andare a Formia contro il Vindice, se non sbaglio. Con tutti questi derby quest'anno è un po'... Le prossime due partite sono con queste squadre formiane che si sono rinforzate e mirano comunque alla parte alta della classifica. Non è un campionato per niente facile, tolte forse un paio di squadre, è un campionato molto equilibrato. Noi siamo partiti bene, abbiamo avuto un inizio campionato, grazie anche a questi due fratelli, abbastanza positivo. E speriamo bene per il futuro, aspettando che rientri qualche infortunato che ci dà ancora più sostegno. Allora, abbiamo visto magari che la vostra squadra non solo è andata in vantaggio sul 2-0, ma non ha permesso nemmeno una volta al proprio portiere di correre dei rischi. Questa è forse l'arma in più? Sì, la difesa è veramente eccezionale quest'anno, c'erano due lì davanti veramente pericolosi, a Cappadiccio e poi con gli inserimenti dei centrocampisti, tra cui Sepe, che oggi penso che abbia fatto il suo terzo o quarto gol. Veramente eletto proprio la partita nel modo giusto, è proprio lì che quest'anno forse abbiamo il nostro punto di forza. Falco e Nerino, Roberto Todisco, che lo stesso Caramanica, Antonio Conte, che sono dei difensori abbastanza arcigni, difficili da superare. Allora, Elia con Nerino, siete sulla strada giusta per arrivare, per seguire quella del vostro papà? Mica tanto, state esonerato, però vabbè, ci stiamo divertendo, poi qui abbiamo trovato un bell'ambiente, un ambiente che ti fa sentire a casa. No, va bene così, qua ci stiamo divertendo, poi giochiamo assieme, ci perdiamo anche un po' in giro e va bene così. Allora, un saluto da fare. Ma, agli amici di Telegolfo e a mia madre. No, un saluto agli amici di Telegolfo e ci vediamo alla prossima, ormai sto diventando abitudinario dall'intervista qua, non lo so. Al presidente che oggi compie gli anni e a mio nipote Alessandro. Auguri presidente! Auguri presidente! Mio nipote Alessandro che sta per nascere.